quando che sento questa musica di Arni è sempre bellissima, proprio dà quella sensazione di grande energia, di grande emozione, di grande emozione. Ti ho già fatto un assist, no? Come nel calcio, no? Questa musica energetica, questa musica emozionale, eccetera. Beh, bellissima, no? Perché tu devi far conto che questo Jarni è un maestro anche di musica, no? Quindi questa musica che hai appena sentito l'apertura, praticamente l'ha fatta, l'ha costruita. La diretta, ecco, meglio la parola giusta, la diretta in un anfiteatro tipo greco, no? È presente? Sì, Quei certo. bellissimi anfiteatro, non so, romano o greco, e con tutta l'orchestra, eccetera, quindi con tutti i vari strumenti, eccetera, cioè, bellissima energia, stupenda. Vabbè, la scenografia e il contesto, quello Sì, vuol dire beh, tanto. ovvio. Solo che l'abbiamo fatta sentire per radio e vabbè, Chiudiamo gli occhi e ci immaginiamo l'anfiteatro. manca la Ci visione, facciamo trasportare dalle note. manca la visione occhialuta. Mamma, che brutta parola, figurati. Vabbè, avete sentito che qui con me c'è Marco Meo, che facciamo l'ultima trasmissione, dopo ce ne andiamo tutti e due in Insomma, sembra ferie. l'ultima cena, eh? No, no. Sembra l'ultima cena. Poi io non so se tu sei libero. Dunque, è 17, io rientro e faccio la mia prima trasmissione, però la voglio fare libera, nel senso non voglio nessun impegno, Bene, ci eccetera. vediamo a settembre. No, possiamo anche farla dopo il 17 se Non ci vuoi. sono. Ah, sei via Sono ancora? via. Ah, proprio te ne vai via. Non dillo forte, non dillo forte. Comunque, va bene, allora ci vediamo a settembre, ci vediamo a settembre. Perfetto. Volevo prima di cominciare con Marco velocemente, dire le due iniziative che sono in corso della radio. Allora, il 30, come sapete, c'è questa seconda edizione chiamata La Cozzata, cioè praticamente si va a mangiare le cozze dall'amico Flavio, antico ritrovo a Stra, praticamente proprio all'inizio della riviera del Brenta. Lì c'è tutto, sì, dalle cozze ovviamente come antipasto, e spaghetti allo scoglio, vino, acqua, dolce, eccetera, eccetera. Comunque per prenotazioni e quindi chiedete anche ulteriori informazioni, chiamate Marina al 340 96 66 604, 340 96 66 604. Poi il 7 di agosto c'è, per chi è ancora a casa, per chi non va in ferie, c'è questa gita in montagna sul Grappa, chiamata Ciao Domenica, vo' sul Grappa, una cosa del genere. Vabbè. Si fa un giro ovviamente sul Grappa, sui sentieri del Grappa, poi intorno alle 12:30 si va a mangiare dall'amico Dante Citon. Anche qui dovete prenotarvi alla fonte al 347 66 18 523, 347 66 18 523. Poi, come sapete, c'è la mia pagina Facebook, quindi trovate vari articoli, tutte le trasmissioni, ovviamente, che sono, che vanno in onda. In più sono tutte quelle registrate, quindi chi ha Facebook va tranquillamente sulla pagina, chi non ha Facebook va su YouTube, basta che digiti Giorgio Stocco Libero e trova tutte le registrazioni dal 15 di giugno fino adesso. Saltata quella il lunedì per questioni ovviamente tecniche, e me ne scuso, insomma, ecco. Poi volevo dire anche un'altra cosa. Io ho lasciato un messaggio ovviamente sulla mia pagina Facebook, però lo dico anche a livello radiofonico, e siccome mi è arrivato tutto il materiale del professor Alessandro Pace, che è il presidente
presidente nazionale del comitato referendario per il no, che l'ho intervistato lunedì scorso, che c'era appunto anche la Rosanna Cavazzini e l'Antonella Tofanello, e mi è arrivato tutto il materiale. Chi lo volesse avere in casa, o comunque leggerlo, o comunque informarsi di come è messa la situazione sulla questione riforma della Costituzione, io ho tutto questo materiale, basta che mi faccia un fischio, nel senso o mi chiama al mio cellulare 349 75 35 181, che io gli spedisco tutto questo materiale, oppure basta che mi scrivete un'email stellinaunica@libero.it, che vi faccio avere appunto tutto la baradan, diciamo, ecco, così avete del materiale veramente interessante da visionare. Quindi così avete un'informazione, diciamo, a 360 gradi. Dopo fate come volete, ovviamente nella assoluta libertà. Bene, oggi è anche 2 anniversari, Marco, il 20 luglio. Allora, uno, 1969, 20 luglio c'è stato lo pseudo sbarco sulla Luna. L'ho chiamato pseudo perché a quanto pare non sono mai andati sulla Luna. C'è l'amico Massimo Mazzuco che sta lavorando, purtroppo gli manca la materia prima, cioè i soldini, per fare tutta una serie di ricerche, ma credo che sia un buon punto per fare un DVD, appunto, sono tutte un raccoglietore, diciamo, di prove che gli americani non sono mai andati sulla Luna. Addirittura. Sì. Vabbè, comunque è la Hanno storia. fatto un film. Diciamo che la storia ci dice che il 20 di luglio sono andati sulla Luna, mettiamola così. Poi purtroppo l'altro 20 luglio 2001, purtroppo c'è stata una sospensione della democrazia in Italia. Vi ricordate il G8, Genova, la morte di Carlo Giuliani? Ha torto, ha ragione, non stiamo qui a discutere, però è morto un ragazzo di 20 anni, 21, 22, se non mi ricordo esattamente quanti anni avesse. Però, insomma, ecco, volevo ricordare assolutamente questo G8, che c'è stato dal mio punto di vista, ma non solo dal mio punto di vista, una sospensione della democrazia. Si parla in Parlamento di reato della tortura, no? Non si è ancora arrivati a una legge contro la tortura, e sapete benissimo che alla caserma Bolzaneto, o no, o meglio, alla caserma Diaz di Bolzaneto, appunto vicino a Genova, c'è stato purtroppo delle torture da parte di persone, di parte di manifestanti che erano andate a manifestare, che erano là tranquilli in questa scuola, e che sono arrivati i poliziotti e hanno fatto quello che hanno fatto. Purtroppo è una pagina, non dico da dimenticare, diciamo, bisogna ricordarla perché non succeda mai più una cosa del genere. Ecco, mettiamola così. Scusami, Marco, ma era da parte mia dovere ricordare queste Certo. cose. Poi sempre, poi c'è quello che condivide e quello che non condivide, ma io l'ho detta Esprimiamo così. anche quello che, insomma, Certo. che sentiamo, quindi Ecco, insomma, questo è esatto. giusto, giusto. Allora, abbiamo aperto con questa musica di Jarni, con questa grande energia, con questa musica emozionale, no, perché anche oggi, prima delle ferie, parliamo di Una bella emozioni, botta di eh? emozione, E sì, insomma. le ferie sono energia, E come, portano emozioni, e no? come, e come. Vai, vai, vai pure te, vai. Guarda, parlando di ferie e di emozioni, immagina che quando, no, bisogna partire per le ferie, qualsiasi orario sia, quante ore ci metti, hai una carica, no? Eh beh, certo. No, Sei già in sei già in preparazione, no? preparazione. Quindi immagina le emozioni, veramente cosa possono farci fare, come possono farci vivere diversamente le cose. Immagina che tutte le cose della vita noi le potessimo fare con quella carica di quando andiamo in ferie. Spaccheremo il mondo, ognuno di noi Ma ti dirò, veramente, veramente. ma ti dirò, Marco, che comunque,
Non solo quando che c'è le ferie, no? Ma anche, non so, quando che sei in attesa di un viaggio o comunque di una ricorrenza o comunque di di un avvenimento, di un evento, chiamalo tutto quello che vuoi, no? Sei lì nella preparazione oppure aspetti con ansia questo evento, o non so, l'attesa di un figlio, no? Ti crea un'emozione pazzesca, no? Stai là contando che quando viene fuori sto ostia e sei lì a contare magari giorni più, giorno meno, no? Sono tutte emozioni che quando che sei in attesa di, eh? Sì, questo, ecco, proprio continuando il tuo discorso, la vita, Stai un po' più attaccato al la vita, microfono. sì, ma lo sto mangiando, quasi Ma mangia, mangia, mangia. ciucciando. La vita ha sapore, ha gusto perché ci sono le emozioni, no? Questo, è così evidente, però nonostante questo spesso non diamo, la giusta importanza, il giusto valore alle emozioni, o meglio non interagiamo correttamente con le emozioni. Le emozioni invece, diciamo che definiscono buona parte della nostra vita, come ci sentiamo, come stiamo, le nostre relazioni, la qualità delle nostre relazioni, quindi vanno a definire veramente tantissimo. In base alle emozioni io posso instaurare dei rapporti che sono di empatia, di simpatia, di affinità, di amore, di cura, oppure tutto il contrario, Beh, certo. di incomprensione, di invidia, Che no, di conflitto, sono che altre sono emozioni, no? altre emozioni e Certo. sentimenti, che sono, ecco, hanno appena una sfumatura diversa, emozioni e sentimenti non sono proprio esattamente la stessa cosa. Però le emozioni, danno gusto e sapore alla nostra vita, quindi è veramente importante, mettere tanta attenzione alle nostre emozioni, tantissima, e noi già ce la mettiamo. Però spesso e volentieri non nel modo corretto, no? Ad esempio, un insegnante può succedere che vede le emozioni di un alunno, però reprime le sue emozioni, le frustra, no? Le critica, le umilia. E questo è dare attenzione alle emozioni, ma poi dopo non interagire correttamente. Questo fa sì che le emozioni io non le vivrò più in modo spontaneo. Le emozioni sono spontanee, Eh sì, no? vengono bloccate in un certo E senso. se i pensieri noi possiamo decidere, bene, adesso penso di chiamare un mio amico e vado e faccio, vado al mare, quello che vuoi. Le emozioni sono automatiche, sono spontanee anche, no? Emergono così, come le nuvole emergono, no? Il cielo è limpido, dopo emerge la nuvola. L'emozione è così, infatti. L'emozione non ha lo stesso percorso della razionalità, non ha lo stesso percorso dei pensieri, anche proprio a livello fisico e biologico, ha tutto un altro percorso, anticipa addirittura i nostri pensieri e la nostra riflessione, anticipa la cognizione, diciamo, no? Questo perché la caratteristica delle emozioni e la funzione delle emozioni è proprio quella della sopravvivenza, diciamo, prima di tutto, no? Quindi se noi siamo in una situazione di pericolo, le emozioni è quella cosa che attiva, vabbè, talamo e amigdala, a livello scientifico-biologico, ma vanno a attivare diciamo, dei processi all'interno del nostro corpo e della nostra psiche, ancora prima che noi ci pensiamo, per fare qualcosa. Sì. Se metti il piede, non so, giù una scarpata, non stai lì a riflettere, ma la scarpata è pendente il 30%, ma cosa ho letto sul manuale? Lì agisci, Devi salvartela. agisci in una frazione di secondo. Ecco, Sì. quella è un'emozione che porta tutto l'organismo a livello fisico, ma anche psicologico, ad agire in un certo modo. Quindi le emozioni, diciamo che hanno un altro canale rispetto alla cognizione, alla razionalità. E spesso sono anche prima arriva l'emozione, poi dopo c'è una riflessione, poi dopo c'è un pensarle, un Razionalità. razionalizzarle, eccetera, eccetera. E allora in quel caso, quando io comincio a razionalizzare, a pensare alla mia emozione, ecco, diciamo che possiamo parlare più di sentimento. Possiamo ammettere allora che Sì. l'emozione, Marco, può essere anche in un certo senso, correggimi se sbaglio, visto che dopo viene una certa razionalità, come hai detto, e di riflessione, possiamo ammettere che l'emozione,
è un pari passo uguale all'istintivo? Sì, in un certo senso possiamo dire anche così. Infatti ci sono alcune emozioni che gli esperti chiamano fondamentali, primarie, che sono uguali a tutte le culture, a tutti i popoli, indipendentemente da ciò che la cultura fa, pensa, eccetera, eccetera. Per alcune emozioni invece non è così. Ad esempio, a noi, nella nostra cultura può emozionare, non so, darsi un bacio sulla guancia come saluto, invece un'altra cultura dove non si toccano nemmeno può emozionare, non so, fare l'inchino. Ecco, quindi due cose diverse Certo, emozionano, certo. va bene. Poi secondo le culture, secondo Però le ci sono tradizioni. emozioni che sono fondamentali, le chiamano, Sì. no? Rabbia, tristezza, la gioia, la paura, il disgusto. Ecco, poi dopo c'è chi ne ha aggiunto anche altre, ma queste penso che siano quelle veramente fondamentali, basilari. Quindi queste emozioni, a prescindere da chi sei, cosa pensi, dove vivi, in che mondo vivi, cioè, ci sono e sono già visibili nei bambini già piccolissimi. Diciamo che le abbiamo dentro di noi queste cose. Ecco, l'uomo, ecco, tanto sono uomo, tanto quelle emozioni esistono. Poi ci sono delle emozioni che invece derivano dalla cultura, cultura di appartenenza, la cultura familiare. Okay. E quindi Emozioni di popolo, di bandiera. sì, altre emozioni. Ad esempio, in una cultura, diciamo, posso provare la vergogna se sono nudo. Sì. Quindi ho questa emozione di vergogna, in un'altra cultura dove non c'è Questa vergogna. questa vergogna, dove non c'è questa inibizione, cosa? Non devo toccarlo, se no fa. Ah, bene, bene, grazie che me l'hai detto. Ah, il microfono. Sì, sì, Si sì. sentono le Ah, scariche. sì, Sì. Giusto. bene. In altre A culture. proposito, 334, scusami, Vai, vai, di perché io numeri, dopo dai mi numeri, dai numeri. do i numeri 334 710 26 72 per i vostri messaggi. Ho qui mia moglie Giola che vi rilegge con tranquillità. Buongiorno Giuliola, ciao. Buongiorno, è arrivata anche lei. Oppure i numeri di telefono soliti, ovviamente 049 700 700, 049 700 838. Scusami Marco, ma No, noi diciamo tutto quello che c'è da dire. dopo vado a, sai, a memoria anch'io, vai. Quindi ecco, ci sono, diciamo, emozioni che sono, tanto sono uomo, tanto ci sono emozioni, ci sono altre emozioni invece che sono legate a aspetti culturali, sociali, eccetera, eccetera. Le emozioni, diciamo che tutte hanno bisogno di fluire, sia quelle fondamentali, ma anche le altre, hanno bisogno di fluire, di essere vissute. E diciamo che in questo abbiamo bisogno di mettere attenzione, dicevamo, ma anche di essere un po' di conoscenza più che altro. Abbiamo bisogno della conoscenza di come fare. Perché se non sappiamo come fare, le emozioni si possono ritorcere contro di noi. Le emozioni è un'energia viva, esistente, vera, vitale. E se non. Si vivono correttamente, e queste comunque dopo hanno delle conseguenze, hanno delle ripercussioni a livello fisico e anche a livello psichico, no? Se io sento un'emozione e la reprimo, e vai a reprimo, 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 questa prima o poi si trasforma in qualcosa. Cioè, viene fuori in qualcosa. Cioè, se non la tiro fuori io, se non la sento, non la tiro fuori io, questa tenterà di esprimersi da sé trovando altri percorsi, In altri altra canali, in maniera, altra maniera, in altra certo. maniera. Quindi veramente vale la pena di, di vivere le emozioni. No, sto pensando a quello Sì. che tu stai dicendo, no? Perché purtroppo arriviamo sempre poi al solito discorso, no? Il grande potere mediatico, i grandi poteri, eccetera. Cosa stanno facendo proprio in questo periodo? Stanno appunto reprimendo proprio le emozioni dell'uomo. Le bloccano. Sì, le È usano una anche mia per sensazione manipolare. questa. Sì, le usano anche per È manipolare. Fare manipolare. paura, fare terrore, Eh sì. distogliere l'attenzione, portare l'attenzione, l'emozione, Li bloccano le emozioni. portare l'attenzione attraverso l'emozione su qualcosa che distoglie da qualcos'altro. Eh sì. Perché l'emozione dopo guida. Se
il comportamento, guida i miei pensieri, guida quello che faccio, guida quello che sono, guida quasi tutto, no? Perché per quanto io posso pensare, razionalizzare, se ho paura di qualcosa, Mi blocco. mi blocco, no? Quindi diventa difficile quando c'è un'emozione, poi dopo agire in senso contrario. Però il tentativo di oggi, per me è quello di portare, delle conoscenze che aiutano in questo. Ovviamente il tempo sempre è sintetico, no? E quindi anche altrettanto tento di portare il massimo col tempo a disposizione. Allora, con le emozioni, tre passi fondamentali. Primo, sentire le emozioni. Secondo, esprimere le emozioni. Terzo, lasciarle andare. Ecco, questa è la chiave per poter vivere correttamente le emozioni. Allora, partiamo dal primo. Partiamo Se, dal primo. allora, per sentire le emozioni, Mario. Sentire le emozioni. Allora, le emozioni noi nasciamo e le sentiamo. Non c'è nessuna barriera, nessuna opposizione, nessun ostacolo al sentire le emozioni. Anzi, le emozioni ci inondano. Oh, quando siamo piccoli, le emozioni ci inondano, sono proprio avvolgenti. E così potrebbe essere comunque. Le emozioni navigano su dei canali che sono aperti, liberi, no? Come l'acqua che fluisce, che va. Poi dopo, diciamo che qualcosa accade per cui ecco, non è più così man mano che noi andiamo avanti con l'età, per due motivi. Allora, uno, perché comunque in base alla cultura di appartenenza io gestisco le mie emozioni in modo congruo, no? Se io sento caldo e mi spoglio in pubblico, non è congruo con l'etica, con la società, con la cultura. Certo. Ok? Quindi anche con le emozioni c'è comunque un prenderne coscienza e in un certo modo adattarle anche alla cultura di appartenenza. Ma altra cosa che però va a deviare, a bloccare, a ostacolare le nostre emozioni, il sentire le emozioni, è che ci hanno fatto sentire che le nostre emozioni sono state rifiutate, che sono sbagliate. Un bambino anche che si esprime con gioia, che urla, che fa, no? E gli viene detto stai zitto, no? E si reprime la sua emozione, ma allora non è giusto essere gioioso? Non è giusto esprimere la gioia? E quindi viene il dubbio, ma quando sento questa cosa, allora cosa devo fare? Devo abbassare l'intensità? Non devo farlo? Quindi viene il dubbio se quello che sento è giusto oppure no. Così facendo, io pian piano anestetizzo, un po', cioè filtro, anestetizzo quello che in realtà emerge. Quello che emerge che è naturale, che è spontaneo, no? Che non è un pensiero volontario, ma è proprio un qualcosa di umano, di immediato, di spontaneo. E quindi diciamo che queste esperienze fanno sì che diciamo, il nostro rapporto con le emozioni cambia, si altera. Perché diventano razionali allora. No, si mette un freno, non diventano razionali. È una razionalità, è una, se vogliamo dire, diciamo il sentire che sono rifiutate o non vanno bene e sentirmi ferito quindi su quell'emozione che io sto esprimendo, si inibiscono. Io comincio ad inibirle, anestetizzarle. Per poterle tenere sotto controllo e dire ma questa sì, questa no, ma forse sì, forse no, quanto posso esprimerla, quanto non posso esprimerla, è sbagliato esprimerla. Se sento gioia, allora la gioia non è giusto esprimerla in quel modo. E quindi diciamo quell'emozione che vuole manifestarsi e trasformarsi in qualcosa, io non permetto che sia. La reprimi La allora? reprimo. Poi dopo comunque l'emozione trova la sua strada. Sì, perché Malsana, malsana, non sana, no? ma lì in primis praticamente tu la vai a reprimere, perché magari la gioia, che è un sentimento bello, pulito, no, come si dice, allora la puoi anche in una maniera eclatante
farla vedere che sei gioioso, felice, eccetera, eccetera. E come hai detto te prima, no? Invece la rabbia, che è un sentimento, diciamo così, negativo, ma comunque che è un'emozione, la devi reprimere perché non devi far vedere quanto rabbioso che sei. Esatto, anche questo esempio, che forse è anche più azzeccato, no? Perché culturalmente, vabbè, si dice, se sei felice esprimilo, se invece senti Certo. dolore no, senti rabbia no, ma il principio è uguale, identico. Eh sì. L'emozione, che sia, tra virgolette, positiva, negativa, dolorosa o no, è un'emozione, è qualcosa da prendere in mano, non si può lasciare, o reprimere, perché comunque l'emozione è, un'energia che vuole trasformarsi, che vuole manifestarsi e lo farà. Qualsiasi cosa noi facciamo, lei lo farà. Quindi è bene accompagnare e vivere, anzi, le emozioni, che siano dolorose oppure no, ci aiutano a vivere, ci aiutano Certo, a crescere, a prendere la consapevolezza ci aiutano a anche. trasformare la nostra realtà e la nostra persona, sempre che siano vissute correttamente. No, perché poi c'è anche l'altro Marco, no? Sono sempre esempi che troviamo tutti i giorni, poi, no? Sai, quando che uno è rabbioso, gli dico, dai, sfogati, no? Perché devi buttare fuori tutta la tua rabbia, tutta. Perché se poi ti trattieni la tua rabbia dentro di te, magari o vai a incontrarti una malattia, o comunque stai male. E allora buttala fuori la tua rabbia, sfogati praticamente di quello che Certo, tu hai ma dentro. il punto precedente, adesso arriviamo anche a questo, tu stai parlando di esprimere le emozioni, ma se io non le sento, non posso neanche esprimerle. Se io non le sento, se non sento completamente un'emozione, se io ho represso così tanto la mia rabbia, se non la sento così com'è, come faccio a esprimerla? Diviene difficile. Quindi anche chi, no, dici tu, Mettiamo, ammesso che è concesso che ci sia questo sentire le E quindi tu emozioni. dici anche tirala fuori, sfogala. Ma chi non sente più l'emozione, ha abbassato l'intensità, l'anestetizzata, e come fa a esprimerla? Quindi il primo punto fondamentale è quei tre passi. Il primo passo è permettersi di sentire le emozioni, aprirsi alle proprie emozioni, sentire che vanno bene, che sono giuste, che se c'è, c'è. È quella che c'è, È quello che c'è. quella che c'è, vivo. No, quella che c'è, come dire, se sento caldo, sento caldo, va bene, farò qualcosa, ma non posso fare finta che non sento caldo, no? Quindi l'emozione che c'è è necessario aprirsi, permettersi di sentirle, come abbiamo fatto da piccoli, come abbiamo fatto quando siamo nati, Certo. come l'uomo è predisposto a fare. Quindi il primo punto fondamentale, ancora prima di tirarle fuori, di esprimere, è proprio quelle di Sentirle. sentirle. E come facciamo a sentirle? Mettendo l'attenzione su di noi, mettendo l'attenzione a noi. Gira e rigira siamo sempre noi, insomma, che è giustamente, no, partiamo sempre da un punto ben preciso, Marco, no? Conosci te stesso alla fine, siamo sempre lì, insomma. Perché poi bisogna sempre conoscere la nostra persona, il nostro io, il nostro sé, chiamalo come vuoi, insomma, la nostra anima. Alla fine è un percorso interno nostro, insomma. Ma infatti tutto quello di cui parliamo e che io porto sia nella vita ma anche in radio è questo, no? Sono tutti tasselli, quanti argomenti abbiamo fatto, ma ogni argomento è un tassello che va in quella direzione. Certo. Il conoscere se stessi, il prendere consapevolezza di sé come uomo con la U maiuscola e prendere consapevolezza di sé come persona, con le mie caratteristiche, la mia personalità, la mia indole. Entrambe le cose è necessario conoscere, conoscere la natura dell'essere umano e conoscere io, qual è la mia struttura, la mia personalità. Nel momento in cui io la vedo, la conosco, allora io posso anche interagire e fare qualcosa per cambiare, qualcosa per migliorare. Se invece io non conosco come sono fatto, qual è la mia struttura, la mia personalità, non so che se qualcuno mi viene contro, io sento rabbia, ma non la sento, e poi dopo la sfogo in un altro modo, mi vendico. Certo. Ecco, io continuerò sempre a sottostare a quel meccanismo, a quel gioco. Invece, se io ne prendo consapevolezza, per quanto doloroso, per quanto, ah, mamma mia, ma io così, eh sì, va bene, tu così, ok, adesso che lo sai, bene, decidi, scegli di, in quel momento lì,
in cui prendi consapevolezza che sta per succedere, ecco, scegli di fare un'altra azione, scegli di fare un altro passo, scegli di fare qualcos'altro. Quindi ecco, tutto quello di cui io parlo e che porto qua a radio come temi va proprio in quella direzione, e tu l'hai colto benissimo, no? Perché alla fine va sempre lì. Sì. Cioè, ci sono, da quello che io mi sono accorto, Marco, no? Ci sono tutta una serie di filosofie, o comunque se non sono filosofie, o comunque di pensieri, eccetera, eccetera, che poi alla fin fine sono tutte strade, no? O varianti, chiamale come vuoi, che portano tutte in quel preciso là, in quel preciso punto, cioè quello del conoscere se stessi. Prendere tutte le filosofie, ho detto filosofie, ma possono dire pensieri, certo, altre cose, no? Arrivano tutte là, su quel punto ben preciso, il conoscere la nostra persona. Come immagine mi viene la montagna, che tanti fiumi vanno e vanno tutti giù in quella direzione, sono orientati in quella direzione e hanno anche un'unica origine, se vogliamo. Quindi, oppure tutti, diciamo, i fiumi, è un cerchio che si chiude. Oppure tutti i fiumi che sgorgano dalle varie montagne, per esempio mettiamo il Po, no? Cioè questo lungo, a caso, un fiume a caso, no? Questo, lungo, questo lungo fiume che passa, che parte da Torino, o meglio dal Monviso, no? Che attraversa tutta la Val Padana, ci sono tutti i vari fiumi affluenti, no? Che arrivano, acque che portano acque, e questo lungo fiume dove va? Là, su quel punto preciso, il mare. Esatto, proprio così. Proprio così, ci sono tanti aspetti della stessa verità, o tante verità. Sto diventando filosofo. Bene, tornando alle emozioni, primo passo: sentire le nostre emozioni, permetterci di sentirle, portare l'attenzione su di noi, come siamo fatti, come sentiamo, cosa succede anche al nostro corpo. No? Tante volte il corpo ci dice, traduce, ci scrive proprio che cosa sta accadendo. No? La persona dice: no, no, io sono a posto. Sono a posto. E poi dopo magari è tutta sudata, no? La fronte sudata. Alle volte basta veramente poco per sentire che sta accadendo qualcosa dentro di noi. Esprimere le emozioni. Esprimere emozioni è difficile, molto difficile, perché noi abbiamo tanti preconcetti, tanti giudizi, tanti filtri, mettiamo, no? Quello che io penso di me, quello che gli altri pensano di me, quello che io penso di essere, quello che gli altri pensano di me, è come io devo apparire o cosa devo fare per apparire in un certo modo, no? Cose di questo tipo, e questo vanno a ingarbugliare insomma l'espressione delle proprie emozioni. Le emozioni solitamente si hanno, diciamo, due approcci estremi: o quelle di reprimerle, tento di tenerle ancorate, basse, di intensità, perché sennò posso essere giudicato, perché sennò mi espongo, no? Certo. Oppure l'altro estremo è quello di esprimerle in modo alterato, quindi danneggiando se stessi, danneggiando gli altri, in modo non utile, no? Dannoso. Ecco, questi sono i due estremi con cui solitamente si gestiscono le nostre emozioni, e abbiamo tutti un po' sia questo che quello, sia questo che quello, dipende dal contesto, dalla circostanza, dalla mia personalità, dall'emozione. Reprimere l'emozione, abbiamo visto che non ci porta da nessuna parte, prima o poi è come se ho bisogno di andare in bagno, sgorgano da qualche parte. È come se ho bisogno di andare in bagno, Giorgio, va bene, posso tenere lì un giorno, due, va bene, ok, però dopo mi verrà mal di testa anche, sta lì, ti viene anche mal di testa, ti viene giramento, ti viene, ecco, le emozioni sono così, da qualche parte quell'energia si trasforma e troverà la strada, quindi è necessario aprirsi, sentirle ed esprimerle.
Allora, quello che ti dicevo prima, Marco, sì. Nell'esprimere, praticamente io ho fatto l'esempio, no, più banale, se vogliamo, no, più capibile, se vogliamo, quella della rabbia, no, che sì. Sfogati. Sì. Allora, questo è un senso di esprimere quindi quella, uh-huh. quella emozione che abbiamo, cioè della rabbia, sì. che può essere dopo un'altra emozione che la esprimiamo con altre cose, no? Sì. Eccetera. Quindi, tanto per stare un po' sul banale e farsi sì. capire tutto, sì. quindi quel sfogo che io faccio di quella rabbia che ho dentro di me, quindi sto esprimendo un'emozione che poi alla fin fine può darsi che stia anche meglio, perché non la trattengo più, ma la butto fuori, come tu hai fatto l'esempio prima di sì. andare in bagno, no? Se lo trattengo sto male, se invece faccio, uh-huh. sto bene, no? Certo. Quindi nella mia banalità di questo esempio, questo è esprimere una emozione e ovviamente buttarla lì fuori. Le emozioni vanno espresse, stop. Vanno espresse. Vanno sentite ed espresse, stop. Come? Come? Questo è soggettivo. Sì, è soggettivo, ognuno in base alla sua personalità esprime la propria emozione, ma il come intendevo dire in senso più, diciamo, più generico, più come abilità, sì. no? Come abilità. Perché noi, ripeto, o reprimiamo o esprimiamo le emozioni in modo alterato, e spesso esprimere quella rabbia anche che dicevi tu o qualsiasi altra emozione in modo alterato crea un circolo vizioso. Mm-hmm. Io mi tengo, reprimo, prima o poi quello che ho represso viene fuori, è come un palloncino, lo gonfi e tieni l'aria dentro, sì. lo gonfi ancora e tieni l'aria dentro, tiene aria, può essere anche una mongolfiera, tiene l'aria, quanta ne tiene? Ha un limite, scoppia. Ha un limite, quindi con le emozioni uguale, io soffio, tengo, ognuno ha il suo limite. Ma comunque il limite c'è, il limite c'è, si scoppia e quindi esprimo le emozioni in modo alterato, danneggiando le persone, le cose. Io mi rendo conto di quello che ho fatto, sono consapevole che l'espressione di qualcosa, la mia espressione, la mia emozione ha creato un disagio, un dolore negli altri o in me, ha creato un danno. Prendendo questa consapevolezza, solitamente si pensa che la soluzione sia trattenerle di più, con più forza. Bene, se io esprimo l'emozione e faccio danni, devo diventare più capace, più forte a tenerle di più. Sì. Quindi, anziché la mongolfiera, aumento il volume, no, della mia capacità di trattenere e reprimere le emozioni. Ma anche aumentando il volume, prima o poi anche quello là avrà un limite. Quindi si attiva questo circolo vizioso, in cui noi passiamo dalla repressione alla sfrenatezza delle nostre emozioni, creando danni. Quindi noi pensiamo che esprimere le emozioni non va bene perché sennò succede un caos, no? Sì. Conflitti, litigi, creiamo danni, e allora reprimiamole. Però prima o poi reprimendole, queste comunque verranno fuori da qualche parte. Anche chi non si altera, non si sfoga mai in quel senso lì, dannoso, lo farà il corpo per lui. Sì. Malattia. Malattia, certo. L'energia delle emozioni si trasformerà in qualcosa che purtroppo non è in linea con il nostro fluire, certo. con la vita. Quindi il punto fondamentale, dopo averle sentite, il punto fondamentale è esprimerle sicuro, come esprimerle. E qui sta il bello. Come esprimerle? Allora, le emozioni, come hai detto tu, ognuno le esprime a suo modo, perché ha una sua personalità, un suo modo di... C'è chi è delicato, no? Chi è più forte, chi è più, più entusiasta, chi è più... Sì, chi più con la voce, rosso, chi... Sì. Ognuno a suo modo, ma l'importante è esprimerle senza lasciare dei danni, e questo è il punto fondamentale. Io esprimo un'emozione senza che questa sporchi il mio contesto alla realtà. Faccio un esempio, sì. come se io voglio esprimere la mia passione di pittura, uh-huh. e non per questo io prendo i colori e comincio a buttarli in aria e danneggio le pareti della casa o un altro quadro appeso. E quindi, oppure fai la Gioconda sul muro, Quindi io comunque ho quell'emozione da esprimere,
E come nella pittura voglio esprimere quella mia passione, io comunque ho, diciamo, guido, no? Guido la mia passione, guido il mio pennello nella tela, guido. Così è necessario fare con le emozioni. Quindi Quindi io devi sento le studiare le emozioni, mi emozioni, sì. permetto di sentirle, le esprimo e l'unica cosa da fare è guidare il proprio comportamento, non controllare le emozioni, sono due cose completamente diverse. Se io tento di controllare l'emozione, io sto tentando di, aumentarne o diminuirne l'intensità. Sì. Invece io guido il mio comportamento. Che senso guidare il proprio comportamento, Marco? Per Allora, me non è facile questo passaggio non è qua. facile questo passaggio. Faccio un paio di esempi. Un bambino che piange e urla perché ha un'emozione di frustrazione, no? Voleva chissà qualcosa, voleva un gioco nuovo e quindi urla e piange. Nello stesso tempo prende il gioco che già aveva, che per lui non serve più, pum, lo rompe, lo distrugge. Ok? Quindi il bambino va bene che urla e che piange. Va bene. Ma guidare il comportamento significa non rompere il gioco. Quindi io posso far sentire al bambino, bene, fai bene a sentire questa emozione, fai bene anche esprimerla. Ti chiedo però di non rompere il gioco, di rispettarlo. Okay? Allora il bambino sente che lui, quello che ha dentro, quella frustrazione, quella rabbia, può comunque tirarla fuori. Ma Ma non se va a rompere il ma non va a giocattolo. rompere il giocattolo, quello vuol dire guidare il comportamento. Ecco, un esempio in metafora. È quello del fiume. C'è il letto del fiume con l'acqua che scorre. L'acqua sono le emozioni. Le emozioni alle volte si fanno grosse, si fanno imponenti, grosse. E noi cosa facciamo? Quando si fanno grosse ci fanno paura. Paura, vogliamo controllarle, non così forte, non così veloce. Rallenta, non straripare, no? Perché se no fai danni, no? Così forte, quello che incontri butti giù. Questo è esprimerle in modo alterato e fare danni. Ecco, noi quello che abbiamo bisogno di fare è sicuramente non è bloccare il flusso di questo fiume. Alle volte noi mettiamo una diga. Metti la diga e l'acqua non passa più, l'emozione non passa più, non va dall'altra parte, così non faccio danni, sono a posto, che bello, ho risolto il problema. Sì, prima o poi. Però va a Prima o poi, reprimere in questa maniera. sì, questo in caso la repressione, però prima o poi va a, la massa va ad aumentare finché anche quel muro di quella diga Scoppia. c'è poco da fare, straripa da qualche parte, scoppia, no? Quello che è da fare invece è lasciare fluire questo fiume e alzare le sponde del fiume. Quindi se il fiume diventa più grosso, più intenso, l'acqua più alta, io lascio che fluisca. Quello vuol dire fare fluire la mia emozione, c'è, esiste. Nel momento in cui esiste, non posso fare finta che non c'è, non posso farne qualcos'altro di diverso quello che è la sua natura, razionalizzarla, reprimerla, tutto, analizzarla, tutto quello che vuoi. È necessario che questa, come l'acqua dall'alto verso il basso, è necessario che va, che fluisca. Quindi quello che è da fare è alzare le sponde di questo fiume. Le alzo per mettere in sicurezza. Metto in sicurezza quello che c'è attorno. Questo significa guidare il comportamento, pur facendo fluire tutta l'emozione che c'è all'interno. Tutta, tutta. Cosa intendi però? Tu hai fatto questa metafora Sì, giusta sì. con l'alzamento degli argini, no? In chiave ovviamente del fiume arriva la grande piena, in qualche maniera l'uomo, no, è consapevole che mette i sacchi di sabbia o altre cose per innalzare ovviamente eccetera. Però Nella vita pratica. nel nostro gioco, Sì. no? Cioè, quindi nella vita pratica, questi argini praticamente Sì. cosa sarebbero? Allora, questi argini è il rispetto di se stessi, degli altri, delle cose. Quindi io esprimo l'emozione senza ferire me, senza ferire gli altri, senza danneggiare le cose. Questo. Il bambino che piange, che urla, però non insulta i genitori, non rompe il gioco. Non dà un pugno al bambino vicino che ha il gioco nuovo. Ecco, questo significa. Quindi entrambe le cose possono esistere, sia esprimere le emozioni e sia guidare il mio comportamento. Certo. E si diventa sempre più capace a guidare il comportamento. E non per questo io reprimo le mie emozioni.
No, ho capito. Io le dico, le comunico, le esprimo, le manifesto e nello stesso tempo io posso guidare il mio comportamento. Devo avere quella consapevolezza di saper guidare il mio comportamento come hai detto. Certo, questa è un'abilità che si acquisisce. Un'abilità umana. Visto che sei che presidente dello studio di abilità umane. Insegniamo le abilità per vivere correttamente e per migliorare la propria vita. Quindi è un'abilità che si impara, ma se mai io mi metto a farlo, mai sempre le reprimerò o sempre a un certo punto le sfogherò e creerò danni, no? Poi dopo arrivano i sensi di colpa perché ho litigato. Perché ho fatto male, allora non dovevo dire quella cosa lì. Ma no, invece è giusto dire le cose, se io la sento, se la penso, io le cose, c'è necessità di comunicarle, di dirle, di esprimerle. In questo caso noi guidiamo il comportamento, alziamo le sponde di questo fiume in modo che non faccia danni. Quindi nel mio letto del fiume tutte le emozioni fluiscono, scorrono. Certo. Se noi ci troveremo delle dighe qua e là in giro nel nostro fiume e noi, la nostra qualità di vita diventa veramente molto bassa, no? Perché se le emozioni non fluiscono, non fluisce l'energia vitale. Se non fluisce l'energia vitale, io comincio ad avere dei blocchi fisici, comincio ad avere delle alterazioni, comincio ad avere confusione, comincio ad avere tantissime cose arrivano proprio da quello, dal non sentire le emozioni e dal non permettersi di esprimerle nel modo corretto. Vede il tempo che... Cioè, riusciamo a fare l'altra cosa? Sì. Passo subito all'altra, poi dopo. Lasciare andare le emozioni. Dopo tutta sta fatica, devo lasciarle anche andare. Devo tirare sui muri, devo tirare sui argini e adesso le devo anche lasciare andare. Noi abbiamo un rapporto con le emozioni... Andiamo in contraddizione. Un po' strano. Perché spesso... Soprattutto con le emozioni che non ci piacciono, non le vogliamo, no? Le rifiutiamo, no, io non voglio sentire questo, io non voglio sentire quello, no, le rifiutiamo. Però quando poi ci sono, spesso noi creiamo anche un attaccamento. Mm-hmm. Ad esempio, sono triste e la tristezza posso, consciamente oppure no, utilizzarla anche per dei vantaggi. Per essere visto, per portare l'attenzione degli altri su di me, per essere compatito, commiserazione o per vendetta. Tu mi hai fatto diventare triste, no? Ti faccio sentire in colpa. Quindi noi spesso le emozioni non le lasciamo andare, le tratteniamo. Sì. Le tratteniamo. Questo vale anche per le emozioni belle, positive. Però questo accade di trattenerle quando non le abbiamo vissute completamente. Sì, è un'emozione bella e la vivo a pieno, la esprimo a pieno, come dicevamo prima, la gioia la esprimo a pieno, questo momento felice che ho ricevuto questo regalo, questa cosa, questa bellezza di questo posto dove sono adesso, la esprimo, la vivo a pieno, io mi sono saziato di quell'emozione, io non tenterò di trattenerla in modo forzato, se invece io non l'ho vissuta completamente, non l'ho assaporata, non l'ho vissuta, non l'ho espressa, io avrò in certo senso anche il dubbio di averla vissuta, vorrò sempre possederla perché non sento di averla posseduta e quindi questo mi crea un'inquietitudine, mi crea un'instabilità, mi crea una sofferenza, un'insoddisfazione, un dolore pur avendo vissuto quell'emozione, ma non avendola vissuta ed espressa è come se avessi sentito il profumo e non avessi mangiato e allora io sempre voglio quel sapore là, e quindi così comunque alteriamo, deformiamo il momento presente, magari arriva un'altra emozione bella, un altro contesto bello da vivere e io sono attaccato, legato a qualcosa che non ho vissuto completamente. Sono complicate le emozioni. Battuta. Ma guarda, le emozioni in realtà sono... Come il sole che sorge, che va giù, che sorge. Sì, guarda. Sì, quindi poi dopo uno sta sotto il sole, si brucia, è complicata la mia pelle, è complicato il sole. Se io non rispetto come funzionano le cose, diventa tutto complesso. Però se stai sotto il sole per 10, 15, 20 giorni, dopo diventi talmente nero che il sole non ti fa più niente.
Eh sì, ma va bene, vuol dire che io ho rispettato il funzionamento, magari ho messo, buongiorno, ho Ciao, messo ciao, ciao. della crema, ho preso sole prima la sera e poi dopo le ore centrali, ecco, in qualche modo se non ho dei danni vuol dire che un po' le regole le ho Sì, rispettate, il funzionamento certo. l'ho rispettato, quindi non è tanto che le cose sono complicate, diventano complicate quando non rispettiamo come funzionano le cose, perché è tutto un funzionamento. Ah, beh. No, il mio corpo, i miei pensieri, le mie emozioni, le relazioni, il mondo, l'universo ha tutto un funzionamento. E se io non conosco questo funzionamento e non mi permetto di aprirmi a questo funzionamento, non accetto il funzionamento delle cose, tutto diventa complesso. È come andare sempre controcorrente, contro quel fiume. Sempre contro il fiume, sempre contro il fiume. E allora diventa complicato perché ti arriva il ramo in testa, perché ti arriva un'altra persona che invece sta fluendo nella direzione giusta, e ti arriva tutti i conti. E quindi diciamo, la vita, mamma mia, che complicata. Sì, la vita è complessa, ma se noi conosciamo il funzionamento della vita e delle cose, noi possiamo cavalcarla, come il surfista Cavalca che è l'onda. l'onda, che prende l'onda e va. Piuttosto che gli arrivino gli schiaffi Eh sì, la vita è in bella faccia. proprio per questo, no? Sì. Allora, siccome che ci sono dei messaggi, Sì, un messaggio. leggi sto messaggio e Che è così arrivata anche. è anche arrivata la Sì. visita, va bene, dai, cambia niente. Ciao da Renato. In un mondo razionalista l'emozione è bistrattata. Energia uguale emozione. Lasciarle scorrere, ok, ma ti accorgi quando arrivano e si può trasformarle. Certo, a volte arrivano inattese, ma puntini puntini. Sei d'accordo su questo messaggio, Marco, tu? Della durata breve o immediata. Sì, certo, a me sembra molto un po' come, no, quando Freud con Charcot, no, metteva in atto l'ipnosi, l'ipnosi altro non era che un'altra modalità di comunicazione che in fondo si faceva parlare il linguaggio dell'inconscio, no? E, però, come sappiamo, Charcot e Freud se ne sono accorti, insomma, dopo un po' che è avvenuto il cosiddetto metodo catartico, dopo il paziente torna a ripresentare i sintomi che aveva precedentemente. Io ci starei attento con questa cosa, cioè il mal de vivre è una cosa che ci accompagna per sempre, insomma noi abbiamo i nostri piccoli disturbi, piccoli grandi disturbi e dobbiamo continuamente, secondo me, controllarli. Ok. Ora questo non significa perché insomma qualcuno potrebbe dire sì, ma tu vai in psicanalisi, no, ci stai 20 anni, cioè regali 3 appartamenti allo psicanalista e sei a posto. No. Adesso non so se avete sentito, a parte il fatto che adesso è diventata È stata riconosciuta una psicoterapia ufficiale, la psicanalisi, ma potrebbe nei prossimi giorni anche essere erogata dal Servizio Sanitario Nazionale Pubblico, insomma. Ok, Questo grazie. era, grazie, scusate della lunghezza. Grazie, No, no, grazie, grazie. 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 Sì, indubbiamente sì. Sì. Dopo ci sono casi e casi, no? Perché è logico che quello, l'alcolista anonimo che va lì, è normale che si senta nel gruppo, anche protetto se vogliamo, no? Poi il fatto di dire, ah, io non bevo da un anno, non bevo da... quello può essere un co... Però ci sono anche quelli che non bevono più senza dover andare per forza Esatto, dall'alcolista anonimo. bisogna Io per sempre guardare esempio caso a caso, ho un insomma. amico che conosco molto bene, che quando aveva una quarantina d'anni beveva tantissimo. E questo qua, io per esempio, no, tutti quanti, anche stupidamente, quando lo trovavano, dai, vieni che ti offro. Cioè, io non ho mai offerto niente, ma non per Sì. non offrire, proprio perché Perché sapevo che lui appunto, avrebbe bevuto certo. Sì. dalle 8 di mattina È la al sua posto, era debolezza, la sua no? cosa, no? Sì. E tutti dicevano questo qua, ci Eh lascia le sì. penne, no, presto, perché come è messo non mangiava, sai, beveva, perché Sì. poi l'alcol fa anche da Alimento. nutriente, no, Sì, no, da nutriente, alimento, quindi alimento. alimento, no? Sì. E allora, a un certo punto, sono andato proprio a vederlo, è stato ricoverato in ospedale con la sindrome, quella, no, aspetta, come si chiama? Adesso non mi viene il Vabbè, nome, insomma, insomma. comunque sai, quelli che vedono gli animali, eccetera. Infatti lui era a letto e c'era anche il figlio lì, diceva...
ma mandate via quel cane che è lì, cioè lui vedeva un cane per esempio nella stanza all'ospedale dove era, insomma passata quella cosa là, avrà fatto anche lui le sue terapie eccetera eccetera, non ha più bevuto, adesso ha 80 anni, sta meglio di tanti che gli sono morti a 50, capito? Cioè ha 80 anche di più, 82, 83 anni, per dire, è una persona cambiata totalmente. Ma lì è sempre un discorso, poi io credo sia sempre una questione soggettiva poi della cosa, no? Come tutte le cose. Allora, in sto caso che Giovanni ha tirato fuori poi il discorso di alcolisti che può andare per i tossicodipendenti, come può essere i giocatori di azzardo, eccetera, eccetera, no? Allora, io ritengo che comunque i gruppi, no, siano assolutamente importanti. Sì, quello sì. Assolutamente, proprio per il primo supporto, no, eccetera. Dopo, ma qui dopo si